Ecco, apparve in programma una visita molto interessante. Sì, all'interno del Festival delle Alpi di Lombardia, che è giunto alla sua decima edizione, è un appuntamento importante, è appunto di questa associazione che si chiama Montagna Italia e che promuove appunto le Alpi orobiche, le prealpi orobiche, ma soprattutto i paesaggi, ma anche legati a posti di interesse culturale. Nel nostro caso, come Parrobidum degli Orobi, parco archeologico e l'antiquarium che si trova a Parre, partecipiamo per la terza edizione appunto a Feste delle Alpi con questo percorso che si chiama Archeo Natura, proprio perché collega il sito archeologico con una bellissima passeggiata che durerà circa 2 ore e che parte appunto la mattina alle 10:30 di domenica 5 luglio e lo facciamo gratuitamente. È un modo anche per cominciare a ripartire dopo questo lockdown che ha visto la chiusura dei musei per 3 mesi e mezzo, quasi 4. E quindi accogliamo ovviamente con un numero ristretto perché le normative, almeno quelle ad oggi, ci permettono di accogliere fino a 15 persone e quindi sarà necessaria la prenotazione. Abbiamo già qualche prenotato, quindi chi segue questa trasmissione può ancora chiamare, poi magari dai i dati per la prenotazione e venire con la mascherina e un paio di scarpe comode perché appunto sì, il percorso si snoderà l'appuntamento appunto davanti all'antiquario in Piazza Pozzo a Parre, si partirà appunto con una visita guidata da un esperto al parco archeologico e si andrà poi all'antiquario a vedere i reperti che sono stati qua ritrovati e poi una passeggiata per tutti, ripeto, non è assolutamente difficile. E si arriverà a piedi a questa antica contrada Cossaglio di Parre, dove si avrà una vista meravigliosa sulla Val d'Ossana. E quindi niente, approfitto per dire che il museo è aperto comunque, sempre gratuitamente, sempre con prenotazione e mascherina, per tutta l'estate, tutti i weekend noi siamo aperti.